Voglio presentarla, la lady della comicità italiana, e con noi stasera, Velia Lalli! Non ho scelto di fare satira, io ho conosciuto la stand-up e mi sono riconosciuta. Nel senso che finché provavo a fare dei pezzi di cabaret e mi mettevo... Mi ricordo il mio primo monologo parlava di me a danza, quindi avevo un tutù, eccetera. E non ero mai contenta, nel senso che sul palco mi sentivo ridicola, non comica, che sono due cose molto diverse. E poi invece mi sono resa conto che l'osservazione delle cose, cioè che il mio modo di vedere il mondo, le cose, di fare le esperienze, era un punto di vista un po' sempre diverso dalle persone con cui mi confrontavo, che era sempre un po'... avevo sempre il mio modo di raccontare le cose, che era un po' più duro, un po' più vero di come normalmente le persone se la raccontano, e ho scoperto che questo tutto sommato significa fare satira. Il problema non è la mia esperienza in TV, il problema semmai è la mia non esperienza in TV, cioè perché così poco in TV? Una delle poche donne in Italia che parlano così apertamente, esplicitamente di tanti argomenti che riguardano da vicino il mondo, visto sicuramente dalla parte delle donne. Cioè, perché io ancora devo vedere le comiche che parlano di pupù, di pipì, o che parlano del marito, o che parlano della ceretta? Cioè, semmai è perché ancora stiamo così, cioè perché parlare invece di quello che riguarda il quotidiano delle donne, ma nel bene e nel male, perché non voglio neanche fare quella che dice ah, perché tutti i sacrifici che fanno le donne, perché il mondo del lavoro, anche sti cazzi, cioè io vorrei parlare della libertà delle donne, nel senso di quello che fa una donna veramente, di come sono le mie amiche, di come sono le trentenni, le ventenni, le cinquantenni, di quello che succede adesso, delle donne che hanno delle relazioni con gli uomini più giovani, delle donne che hanno molte relazioni, delle donne che hanno altri punti di vista. Questo proprio non c'è, quindi la mia esperienza in TV è sentirmi dire sempre ma una donna che dice queste cose. Il problema non è una donna che dice queste cose, il problema è le donne sono questo, perché ancora diciamo che le donne sono altro? Sono abbastanza incazzata, si capisce che... Cioè io da donna non è che parlo solo di donne, ho parlato di anziani, di vecchi, del fatto che siamo una società di vecchi, ho parlato di radical chic. Cioè perché ci si aspetta che una donna debba comunque sempre parlare delle donne? E se lo fa, perché ne parla in termini così vetusti? Ma come si fa a dare un consiglio su una cosa del genere? È un percorso talmente personale, talmente estremo, che è un paradosso che lo sia, però lo è in questo paese, che ve devo dire, lasciate perdere, no, insistete, però sicuramente per chi la vuole intraprendere, un conto è fare una cosa per hobby, un conto è farla come professione. Come tutte le professioni bisogna proprio mettersi sotto a lavorare, studiare tanto, bisogna guardare tanti comici, bisogna non fermarsi mai alla prima idea che si ha, bisogna cercare di andare sempre più a fondo, una specie di grande psicanalisi, però sempre confrontata col confronto col resto del mondo, non essere mai troppo referenziali, cioè partire da se stessi, però chiedersi anche se quello che ho da dire è solo una paranoia perché sono frustrata, una paranoica, eccetera, cioè se la mia paranoia è la paranoia che ho riconosciuto in te, ok, allora ne parlo, allora passo dal mio vissuto a qualcosa in cui le persone si possono riconoscere. E quindi consigli lasciate perdere, proprio lasciate perdere. Un momento di salutoni agli amici di Stand Up Comedy. Che sembra il gioco a giù, sì. Salutone, allora, speriamo di incontrarci presto con tutti quanti, seguitemi, la vita è bella, è tutto bellissimo, salire sul palco è tanto bello, però è anche una fatica, studiate, impegnatevi, e viva la vita! Oh, ok, bene. Quindi, come se fosse anche una necessità, nel fare stand up, cioè deve nascere proprio da dentro, non farla solo per, diciamo, per fare, cioè è una cosa che non stai lì neanche a valutare se farlo o no, cioè, se vuoi farla la fai.
Ma questa domanda la stai facendo a te stesso? Sì. Cioè, tu vuoi che io ti risolva la vita? Ma io che cazzo? Ma io non lo so, ma perché lo chiedi a me?